Buonasera, grazie di essere venuti e venute, visto che abbiamo cominciato con il maschile e il femminile. Questa sera vorrei fare un giro insieme a voi in un mondo un po' particolare con il quale io ho a che fare da parecchi anni come giornalista, un po' perché la scienza mi appassiona, la conoscenza in generale mi appassiona, un po' perché mi affascinano i meccanismi per cui questa conoscenza ogni tanto prende delle vie strane, smette di funzionare in senso utile, diventa a volte distorta, pericolosa. E quindi mi occuperò questa sera di due filoni principali. Uno è quello delle bufale della scienza, cioè quando il meccanismo della produzione scientifica si inceppa, perché anche gli scienziati sono esseri umani, allora dalla comunità scientifica escono notizie che causano dei danni. Ci sono casi di frodi, ci sono casi di mala informazione che arrivano proprio dal mondo scientifico, quello ufficiale appunto. Però ci sono anche le bufale sulla scienza, cioè quelle credenze diffuse, quelle opinioni apparentemente scientifiche molto frequenti nei media e nell'opinione pubblica, verso le quali bisogna avere molta attenzione perché sono vestite di un manto molto serio e autorevole, con questa scientificità appunto, però molto spesso dietro non c'è nulla di scientifico. Il mio mestiere, con l'aiuto di tanti esperti nei singoli settori, è quello di usare degli strumenti, dei grimaldelli per vedere cosa c'è dietro la facciata, per vedere se c'è qualcosa di concreto, utile, costruttivo, oppure no. In ogni caso, qualunque cosa ci sia dietro, se ci sia qualcosa o meno, poco importa alla fine, quello che conta è il viaggio, cioè l'esplorazione di questi argomenti, sempre affascinante, comunque si vada a parare. Cosa si intende per scienza? Questa è una di quelle cose che spesso si dà per scontato. Scienza è un metodo per conoscere l'universo. L'universo significa come funziona quella poltrona, significa come ruotano le galassie. C'è tutto un sistema di approcci, di tecniche, che sono state affinate per arrivare a quello che si chiama genericamente metodo scientifico, che sembra questa cosa un po' da camice bianco, un po' avulsa dalla realtà. In realtà il metodo scientifico è quello che applica un bambino quando cresce. Prende una cosa, tipicamente il vostro vaso di fiori preferito, lo sposta verso il ciglio del tavolo e aspetta che la gravità faccia il suo corso. Il crash che sente è l'esplorazione del metodo scientifico, sperimentazione, osservazione. Se un oggetto non è supportato, esso cade. Seconda conseguenza dell'oggetto che cade, mamma si incazza. Quindi scientificità su vari livelli. Però è un approccio che poi viene formalizzato, nel senso che il metodo scientifico alla fine non è altro che il buon senso organizzato, strutturato, con alcune tecniche per evitare gli inganni della nostra mente. Inevitabilmente siamo portati a pensare secondo certi schemi che hanno poco a che fare con la razionalità e molto hanno a che fare con l'emotività. E il metodo scientifico serve proprio per separare questo effetto dell'emotività, delle passioni personali, degli interessi individuali, delle ideologie, e lasciare che siano i fatti poi a emergere. Purtroppo questo metodo non è perfetto, a volte viene applicato male anche da chi fa scienza professionalmente, e quindi serve che tutti noi impariamo un pochino di questo approccio scientifico per esercitare un controllo, una vigilanza su quello che ci viene proposto dalla comunità scientifica e anche da altre comunità che non sono riconosciute formalmente come scientifiche, però ne hanno più o meno lo stile e l'approccio. Il problema fondamentale è che c'è una carenza. Il metodo scientifico non risolve tutto. C'è chi vorrebbe utilizzare dei metodi alternativi, però l'esperienza insegna, e se siamo qui, molti di noi in questa sala hanno sicuramente beneficiato delle tecnologie, della conoscenza scientifica con la medicina. Se abbandoniamo la strada del metodo scientifico, ci ritroviamo in una situazione parecchio diversa. Sono sicuro che molti di voi, se presi dal mal di denti, andrebbero dal medico della medicina ufficiale. Difficilmente andrebbero, che so, da un medico che cura il mal di denti con l'astrologia, dicendo: no, guarda, se vuoi che ti passi questo dolore devi metterti con la mano verso Urano, cose di questo tipo. Quindi
se il metodo scientifico non è perfetto, le alternative sono peggiori, sono meno efficaci, anche se molto spesso emotivamente sono molto più appaganti. Il successo culturale dell'astrologia è un esempio tipico di questa cosa. Io lavoro alla radio e televisione svizzera, e alla radio e televisione svizzera c'è, come in tanti giornali, come anche la RAI, c'è l'oroscopo. Che senso ha? È come se ci fosse in televisione uno spazio per dire guardate, abbiamo sventrato un pollo, le sue interiore ci dicono che domani pioverà. Ecco, se il vostro meteorologo di fiducia vi raccontasse una cosa di questo genere, comincereste a avere dei seri dubbi sull'opportunità di pagare il canone. E lo stesso dovrebbe valere per l'astrologia. Invece l'astrologia funziona. Perché? Perché dà una gratificazione. E questo è un elemento fondamentale quando si va a esplorare il mondo delle bufale legate alla scienza. Non dobbiamo mai dimenticarci che c'è di mezzo un sentimento, un'emozione. La gratificazione di sentire che c'è un ordine superiore nell'universo, può essere attraverso la religione o attraverso forme simili all'astrologia, è una gratificazione importante ed è una delle accuse, uno dei rimproveri che viene fatto spesso al mondo scientifico. Ah, ma voi uccidete la fantasia, ah, ma voi siete troppo razionali, non lasciate spazio all'immaginazione. Poi uno parla con alcuni scienziati e scopre che hanno delle fantasie assolutamente galoppanti, bisogna certe volte fermarli, però va così. Allora, facciamo un giro, vediamo qualche esempio. Io questa sera vi racconterò alcuni casi grandi e piccoli di bufale legate al mondo della scienza. Poi ci sarà ampio spazio per le vostre domande e curiosità. Io, come sempre, arrivo con tantissimo materiale per qualunque evenienza. Poi vediamo di fare scegliere i filoni che più vi appassionano, più vi interessano. Per esempio, l'idea che la scienza abbia questo approccio monolitico in realtà è smontata dal fatto che all'interno della comunità scientifica le frodi ci sono. Se fate una ricerca su alcuni dei nomi, anche dei premi Nobel, emerge che sono stati coinvolti in vere e proprie frodi, imbrogli basati sul mondo scientifico. Facciamo un esempio, per esempio, per cominciare. Questo è Jacques Benveniste, morto nel 2004. Lui è diventato famoso per aver apparentemente dimostrato, con tutti i crismi della scientificità, la memoria dell'acqua. Vale a dire, durante un esperimento di natura medica, lui era un immunologo, ha osservato che c'erano degli effetti medici dovuti al fatto che la sostanza sulla quale il tessuto sul quale stava lavorando era in contatto con dell'acqua nella quale non c'era più traccia dell'agente medico iniziale. Quindi dice, allora vuol dire che l'acqua serba in qualche modo una memoria di ciò che l'ha attraversata prima, delle cose con le quali è venuta già prima in contatto. Allora, a quel punto si fa una verifica, questo è il caposaldo dell'approccio scientifico. Qualcuno autorevole, rispettato, dice una cosa sorprendente, si va a verificare, si dice ok, fammi vedere cosa hai fatto, quali sono i tuoi dati, e da lì vediamo se riusciamo a ripetere questo risultato. Benveniste si è spinto negli anni successivi anche più in là, dicendo che questa memoria poteva essere anche trasmessa via internet. E a quel punto qualcuno ha cominciato a chiedersi, ma siamo sicuri di questa cosa? Anche perché l'idea di Benveniste della memoria dell'acqua sembrava un'autenticazione del principio di base dell'omeopatia. Vale a dire, conoscete l'omeopatia, è quell'approccio medico secondo il quale una fortissima diluizione di un agente che causa la malattia rimedia alla malattia. Per cui, per esempio, io ho qui un sonnifero omeopatico che è prodotto con delle sostanze che in realtà tengono svegli. Il fatto è che quando si va a vedere come funziona l'omeopatia, dentro questi prodotti non c'è più neanche una molecola dell'ingrediente attivo originale. E allora evidentemente ci deve essere qualche cosa sotto che fa funzionare questi rimedi omeopatici. Allora si fanno delle sperimentazioni. Per esempio, io appunto sono nato in farmacia, questi sono prodotti venduti in farmacia in Svizzera. Questo appunto è sonnifero consigliato a 2 granuli sufficienti per una buona notte di sonno.
adesso ne prendiamo, giusto perché voglio essere sicuro di terminare rapidamente questa conferenza, ne prendo una decina, li devo tenere sotto la lingua perché si devono sciogliere, quindi non li mastico, anche perché non è molto elegante, però in questo momento io sto facendo un'overdose omeopatica. Se qualcuno ne vuole, poi è una sperimentazione un po' provocatoria, ovviamente, no? Andrebbe fatta con tutti altri crismi e approcci, però è uno spunto di riflessione. Se davvero l'omeopatia funziona, questa conferenza, di questa chiacchierata di questa sera sarà estremamente breve, perché mi addormenterò molto rapidamente. Se non funziona, è giusto cominciare a porsi delle domande. E una domanda che è stata fatta è: supponiamo che questa idea della memoria dell'acqua sia reale. E questo è già interessante come approccio. L'opinione scientifica, il mondo scientifico non ha detto no, è una stupidata, lasciamo perdere. Ha detto, ok, supponiamo che sia vero, quali sarebbero le conseguenze? A parte di dover riscrivere i libri di chimica e di fisica, ma quali sarebbero le conseguenze? E qualcuno è venuto fuori con una provocazione decisamente forte, dicendo, beh, se l'acqua serve a memoria delle cose con le quali viene in contatto, non si ricorderà soltanto il medicinale o il prodotto omeopatico, il principio omeopatico con il quale è venuto a contatto, ma si ricorderà tutte le altre cose con le quali è venuto a contatto. Sappiamo benissimo il ciclo dell'acqua, l'abbiamo tutti studiato a scuola, l'acqua evapora, passa nei fiumi e ci passa un po' di tutto. E allora questa obiezione è stata sintetizzata in questa immagine molto semplice che dice, se davvero l'acqua ha la memoria, allora nell'omeopatia c'è un sacco di roba. L'acqua che passa dai nostri gabinetti finisce nella grande circolazione idrica del nostro pianeta e prima o poi ci dovremmo quindi ribere quell'acqua, e quell'acqua, se si ricorda quello che ci abbiamo lasciato, forse non è molto piacevole. Quindi queste sono le obiezioni semplici, poi ce ne sono più complesse, però questo è un caso in cui una segnalazione di un fenomeno proveniente dalla comunità scientifica, cioè Benveniste appunto, non era un ricercatore indipendente, era un immunologo di quelli inquadrati nella comunità scientifica ufficiale, come la chiamano alcuni. Ecco, eppure ha fatto questo errore fondamentale. E questi errori di questo genere sono molto frequenti. Un altro caso che ha colpito moltissimo è stato quello della fusione fredda. Se ve lo ricordate, un bel po' di anni fa, siamo verso la fine degli anni 80, 1989 circa, Pons e Fleischmann, due chimici, annunciano di aver scoperto una reazione di fusione nucleare a bassa temperatura, temperatura ambiente fondamentalmente, che generava energia. E quindi tutti contentissimi, finalmente energia pulita, possiamo fare queste cose e via dicendo. Solo che poi, dopo che loro hanno fatto l'annuncio, quando i colleghi hanno cercato di replicare il loro esperimento, sono saltati fuori dei problemi. Loro non hanno mai dato i dettagli esatti della tecnologia che hanno utilizzato. Nessuno di quelli che ha simulato, ha cercato di riprodurre situazioni simili, ha ottenuto i risultati osservabili. A un certo punto Pons e Fleischmann si sono dovuti non ritirare, sono andati a cercare altri sponsor. E questo è un altro aspetto interessante: che fine fanno questi annunci? Molto spesso si sente sul giornale, trovata la cura per il cancro, ok, domani la trovo in ospedale, quando? Mi serve, ho bisogno. No, poi sfumano e non se ne sa più nulla. Anche nel caso delle bufale scientifiche è importante fare il follow up, cioè inseguire, che fine hanno fatto questi personaggi. Sono andati a lavorare per la Toyota, che ha investito milioni di dollari nella speranza che questa fusione fredda potesse generare dei risultati concreti, commerciabili, e alla fine non è venuto fuori nulla. Anche qui è interessante osservare come uno dei miti ricorrenti viene smentito. Si dice sempre, ecco, vedi, c'è sempre il gruppo di scienziati o di ricercatori che trova qualche cosa di straordinario e poi arriva la grande industria a sopprimerlo. Invece la Toyota ha aperto il portafoglio, non ha detto zitto, non voglio che si sappia in giro, non sono arrivati i Men in Black a far sparire tutto. Invece qualcuno ha dato loro credito, vorrei trovarli io, 12 milioni di dollari per fare quelle mie ricerche personali, e
ha permesso loro di proseguire la loro ricerca. Non ne è venuto fuori nulla e quindi la cosa è finita nel nulla. Nel 1998 tutta la questione è stata chiusa, c'è ancora nel mondo scientifico chi studia le reazioni nucleari a bassa energia, che adesso fusione fredda è diventata quasi una parolaccia nel mondo della fisica, quindi non si è chiusa questa ipotesi, si dice servono dei dati concreti. Dati concreti che invece mancano completamente, o meglio, sono veramente inquietanti come approccio, nel caso di Jan Hendrik Schön, nome che forse non vi dice nulla, era un brillantissimo ricercatore, un fisico tedesco, che stava raccogliendo talmente tanti consensi nel campo delle nanotecnologie che era ormai quasi scontato che ottenesse il premio Nobel. Già insignito di numerosi riconoscimenti in Germania e in altri stati, a un certo punto qualcuno si accorge di qualcosa. Schön sta producendo una media di 40 articoli scientifici l'anno. O è un genio totale, assoluto, oppure qualcosa non quadra. Perché avere quel ritmo di produzione di un articolo che deve essere minuziosamente controllato, per il quale bisogna fare raccolta di dati, bisogna fare sperimentazione, bisogna fare tutta una serie di verifiche, c'è qualcosa di sospetto. E infatti saltano fuori. La comunità scientifica ha un certo livello di autocorrezione, non sempre funziona, però ci si prova, i colleghi cominciano a fare le pulci alle pubblicazioni di Schön e saltano fuori casi come questo: 3 suoi articoli su argomenti differenti stranamente hanno esattamente lo stesso grafico. C'è qualche cosa che non va. A quel punto succede il putiferio, viene sbugiardato pubblicamente, vengono dichiarate: guarda, ci sono questi dati di fatto, queste sono 3 riviste nelle quali tu hai pubblicato queste cose, ritrattazioni come se piovesse, articoli ritirati, lui è caduto in disgrazia. Però è un esempio di come la frode scientifica nasce anche nella comunità scientifica e possono passare parecchi anni prima che qualcuno se ne accorga. Però c'è lentamente un processo di correzione. Il guaio è che ci siamo di mezzo noi. Nel frattempo, se questo fosse stato invece che un fisico o un medico avesse dichiarato qualche cosa che ci toccava da vicino, ci saremmo trovati seriamente in difficoltà. Magari ci saremmo fidati dei suoi consigli con conseguenze disastrose. Ed è quello che è successo con quest'altra persona, si chiama Andrew Wakefield, medico britannico. Andrew Wakefield pubblica nell'88 su Lancet, che non è la rivista così, non è Novella 2000 o una rivista qualunque, è una delle più prestigiose riviste scientifiche al mondo, pubblica una lettera, non un paper, ma una lettera, nella quale annuncia che ha trovato una correlazione, un legame fra uno specifico tipo di vaccino, il morbillo parotite rosolia, e l'autismo. E ovviamente è uno shock, perché questi vaccini sono estremamente diffusi e consigliatissimi. Quando un medico salta fuori a dire che c'è una correlazione di questo genere, fermi tutti. Quando Lancet pubblica una segnalazione di questo tipo, ancora di più fermi tutti. Pensiamoci bene. Comincia a quel punto il dibattito. Ma, ok, tu dici che c'è questa, hai fatto questa affermazione, controlliamola, fammi vedere i tuoi dati. Salta fuori che la casistica sulla quale Wakefield si basa è estremamente limitata, una dozzina di casi, poco più. Salta fuori che Wakefield ha ricevuto un finanziamento da una casa, da una società, pardon, da un'associazione che è contraria alla vaccinazione. Salta fuori che è legato a una industria farmaceutica che vuole proporre un vaccino concorrente rispetto al trivalente già in circolazione. E poi soprattutto salta fuori che i dati sono stati inventati di sana pianta. Wakefield viene radiato dall'albo, non è più medico, però va in giro a dire di essere perseguitato da Big Pharma, lui che prendeva una parcella da un'altra società farmaceutica, e i danni di questa sua dichiarazione continuano a essere in circolazione. Hanno colpito anche me. Io ho preso il morbillo pochi giorni fa, infatti dovevamo essere qui in un'altra data, perché anche in Svizzera la paura dei vaccini che possono causare l'autismo sta spingendo molta gente a non vaccinare più i bambini.
E questa malattia, che era sostanzialmente scomparsa, adesso sta riemergendo. E quando la si fa da adulti, vi assicuro che non è divertente per niente. Come è successa questa cosa? Wakefield scrive una cosa su Lancet, i giornali la riprendono. Ed è interessante vedere in un caso del genere come si diffonde una notizia, in questo caso falsa, errata e soprattutto pericolosamente errata, attraverso i media. Wakefield scrive, Lancet fa la sua cosa molto autorevole, i giornali la leggono, la riportano, scoperto legame fra autismo e vaccini, però è una notizia che può inquietare e lasciare un po' il tempo che trova, però, perché tante notizie di questo genere ne vediamo. Però nel caso dell'autismo e dei vaccini emerge il testimonial. Questo è un fenomeno estremamente importante da osservare quando si esaminano questi fenomeni, queste presunte o sospette bufale scientifiche. Quando c'è di mezzo una celebrità, improvvisamente il senso critico esce dalla finestra e non torna più. Se poi la celebrità in questione è Jenny McCarthy, nota per aver posato su Playboy, una volta tanto che posso mettere la copertina di Playboy dentro una conferenza scientifica, lei va in televisione ad annunciare che sì, lei crede che ci sia questo legame fra autismo e questo tipo di vaccini. E ovviamente il caso esplode, perché tutti sono interessati, è un personaggio, un'occasione giusta, anche giornalisticamente funziona. Io ho l'occasione di mettere in copertina la faccia e anche di più di una persona molto attraente che attira subito il mio lettore e poi legge la notizia, però nel frattempo l'ho catturato, i meccanismi delle redazioni sono quelli. Come se non bastasse questo testimonial, che in realtà di autorevolezza ovviamente non ne ha, Jenny McCarthy è famosa per il fatto di essere famosa, non è un chirurgo, non è un medico, non ha nessuna competenza nel campo in cui sta parlando, però funziona, viene invitata in televisione. Adesso, proprio in questi giorni, entrerà a far parte del gruppo di conduttori di The View, che è una seguitissima trasmissione americana che farà danni di tutti i generi. Whoopi Goldberg, per esempio, è stata conduttrice e ospite della trasmissione per tanto tempo. È un po' la versione locale del Giacobbo, solo che sono in questo caso non uomini ma donne che parlano fra loro con milioni di telespettatori che li seguono e dicono delle cose che voi non avete idea. In confronto effettivamente, certo, mistero è quasi è quark come livello. E il problema è che possiamo sorridere di queste cose, però poi ci vanno di mezzo delle persone, i bambini, che a causa della mancata vaccinazione subiscono delle malattie, sono in aumento, le epidemie di morbillo e di altre malattie dovute al fatto che le vaccinazioni non vengono più fatte, sono state un danno sia concreto, personale, sia economico in paesi che normalmente crederemmo sviluppati come l'Inghilterra, il Regno Unito, c'è stato un crollo delle vaccinazioni subito dopo l'esordio di Wakefield e poi soprattutto le comunicazioni di Jenny McCarthy. Come se non bastasse il testimonial femminile, è arrivato il pezzo da 90, un altro personaggio si è messo in prima fila per dire sì, è vero, i vaccini causano l'autismo, stiamo parlando di Chuck Norris, eccolo qua, che inarrestabile a quel punto ha bloccato tutte le discussioni con il suo famoso calcio rotante. Come si fa a controbattere? Non si può andare in televisione e fare una spiegazione scientifica per rispondere all'obiezione, all'autorevolezza televisiva, telegenica di Chuck Norris e di Jenny McCarthy. E questo è uno dei problemi. La comunicazione scientifica è noiosa. La comunicazione televisiva di personaggi di questo genere invece è immediata, funziona. L'ha detto lui, sarà mica scemo. Fine della discussione. È difficile a quel punto dire no, ma guarda i dati, leggiti questo rapporto tecnico, guarda una statistica. No, l'ha detto Jenny McCarthy e Chuck Norris, sono due. Non possono essere tutte e due stupidi. Poi lei è carina, merita. Quindi finisce l'approccio scientifico alla discussione. E di casi di questo genere ce ne sono parecchi. Ci sono anche storie più piccole, miti che noi abbiamo magari conosciuto a scuola. Per esempio ci hanno insegnato che c'è una mappa di sapori sulla lingua. Avete fatto anche voi l'esperimento, magari vi mettono il bastoncino che non sa di niente, lo mettono nelle varie zone della lingua e dicono vedi, anzi senti, qua è più dolce, di là lo senti salato. Magari fra voi avete detto no, nessuna differenza.
però è tale la pressione dei nostri pari, cioè delle persone che abbiamo intorno, che abbiamo detto sì, 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 sento, ma forse sì, non lo so, ma sì, l'avrò sentito. Anche perché si è piccoli, non si vuole contraddire la maestra, quindi tutti abbiamo ripetuto questo mantra. In realtà non è vero niente. C'è una variabilità estremamente piccola fra le varie zone della lingua, ma è un dato puramente impalpabile dal punto di vista della vera quantità di differenza. Per cui in realtà non c'è nessun vantaggio nel mangiare o bere per esempio il vino facendolo colare su una particolare zona della lingua come invece fanno varie pubblicità. Questa sarebbe una delle tante mappe che trovate in giro sui siti specialistici. Ci sono c'è un altro aspetto, fra l'altro, curioso di questo mondo delle bufale legate alla scienza: il business. Perché quando comincia a introdursi nella cultura generale un messaggio di questo genere, poi nascono delle occasioni per fare soldi. Ah, se ci sono delle zone della lingua, allora io posso vendere dei bicchieri particolari, dei calici particolari che sono progettati per far arrivare il mio vino esattamente su quella zona dove esalta maggiormente il suo bouquet. Poi salta fuori che dal punto di vista si fanno delle prove concrete, oggettive, salta fuori che non c'è nessuna differenza di percezione. Però nel frattempo il calice da $200, che sarebbe uguale al bicchiere da 3, al calice da 3, vende e stravende, soprattutto in certi livelli. Anche qui, errore dovuto a una ricerca scientifica iniziale che però poi è stata progressivamente travisata. Ci sono poi casi che sono ancora più di frontiera e sono molto recenti. Se qualcuno si ricorda il caso del Power Balance, è il classico esempio di come qui non stiamo più parlando di bufale scientifiche, ma di abuso della terminologia scientifica. Dovrebbe esserci una voce, un reato nel codice penale, abuso, come se c'è l'abuso della credulità popolare, dovrebbe esserci abuso di parole scientifiche. Per esempio il Power Balance diceva, cito, ne ho uno qui: l'ologramma del Power Balance è progettato per rispondere al campo energetico naturale del corpo ed entrare in risonanza con esso. Impressionante. Come faccia un braccialetto di silicone con un ologramma a entrare in risonanza con il corpo? Che cosa voglia dire entrare in risonanza col corpo? Cioè, il mio corpo non ha una frequenza di risonanza, che io sappia. Non si sa. Però nel frattempo il cliente è stordito dalla parola scientifica, da questo assalto di termini scientifici, e dice: ok, ci credo, va bene. Quanto costa? €30? Ma sì, dai. E anche qui è molto interessante vedere l'aspetto psicologico. C'è un business dell'alternativo nel quale molti fanno tanti soldi. Si sceglie una fascia di prezzo tale per cui l'utente, il cliente, dice: ma sì, magari non funziona, però metti che funziona, €30 li spendo anche. Poi quando comincia a prendere Power Balance per tutta la famiglia, magari sono 120 alla fine. Però nel frattempo metti che funziona. E abbiamo visto tantissimi sportivi indossare il Power Balance, convinti anche dalle dimostrazioni che venivano fatte presso i negozi. Io questo braccialetto qua lo vedo ancora in vendita nei negozi sportivi. Come funziona? La teoria è che se io infilo questo braccialetto, migliora il mio equilibrio, migliora le mie prestazioni fisiche, sportive. E la domanda è: ma se fosse vero, presso gli sportivi dovrebbe essere bandito, perché sarebbe doping, sarebbe un vantaggio sleale. Invece non c'è stata nessuna contestazione in questo senso. Funziona fondamentalmente per una serie di effetti. Uno è l'effetto placebo: ci credo che mi fa bene, quindi mi fa bene. E non è un effetto da sottovalutare. L'effetto placebo viene utilizzato in medicina. Il colore dei medicinali che noi acquistiamo viene scelto in base alla efficacia psicologica di quel colore. Il nome di un medicinale viene scelto in base alla sua efficacia psicologica. Se vi avessero detto: guardi, mi dai una confezione di sildenafil citrato, che roba è? Ci pulisco il water, non lo so, il Viagra, già è una promessa, già nel nome. Si fa molta ricerca, si fa molto marketing, e oggettivamente si è visto, facendo la sperimentazione con i dovuti controlli, che un altro fenomeno molto interessante è che il medicinale che viene presentato dicendo: guardi, questa pastiglia è lo stesso prodotto,
a un gruppo viene presentato dicendo: questo è un medicinale sperimentale, nuovissimo, costa $200 alla pastiglia. Le va di provarlo? Sì, ok. A un altro gruppo si dice: questo è un medicinale nuovissimo, sperimentale, costa $5 la pastiglia. Il gruppo al quale è stato detto che il medicinale costa 200 ha maggiori benefici. Ed è misurabile, non è un inganno, è effettivamente un autoinganno da parte delle persone coinvolte. Ed è questo il modo in cui molti rimedi hanno un'apparente efficacia, che poi in molti casi non è neanche proprio del tutto apparente. Per esempio, questo sonnifero omeopatico, che non sta funzionando granché, lavora principalmente sulla base dell'effetto placebo. Ci credo che funziona, ci credo che prendendo due pastigliette dormirò meglio, e la mia mente si predispone maggiormente al sonno. E infatti questo è affascinante da vedere, sia nel caso dei bambini, che uno dice: come fa il bambino a essere ingannato? Perché è la mamma che crea, gli dice: guarda, prendi la pastiglietta, vedrai che stai bene. Quante volte abbiamo, da piccoli, magari uno dei nostri genitori, ci siamo fatti male, arriva, guarda, la bua non c'è più. È lo stesso effetto placebo, ci siamo sentiti meglio perché qualcuno si stava prendendo cura di noi. Funziona anche con gli animali, questo effetto placebo, nel senso che l'obiezione tipica che si fa è: ma l'omeopatia come può funzionare sulle pecore? Se io do un medicinale omeopatico alla pecora, la pecora sta meglio, vuol dire che funziona. Non posso pensare che la pecora ragioni dicendo: mi ha dato la medicina, quindi sto bene, sto meglio. In realtà l'effetto placebo lo fa, lo subisce lo sperimentatore, cioè il proprietario dell'animale, che quando ha dato la medicina tende a convincersi che sì, ha funzionato. Anche perché quale proprietario di un animale domestico se la sentirebbe: no, lo lascio lì, non gli faccio niente, sentirebbe malissimo. Dargli qualche cosa, anche se in realtà non funziona dal punto di vista del principio attivo, è consolatorio. Quindi quando l'animale magari si rimette spontaneamente, ecco, vedi, funzionato. E anche qui c'è un altro meccanismo tipico che nel metodo scientifico viene utilizzato per evitare queste reazioni di pancia ai fenomeni: il fatto di non scartare i dati che non soddisfano il nostro preconcetto. Un momento, io mi ricordo i casi dove ho azzeccato, dove il medicinale omeopatico ha funzionato, non mi ricordo quelli nei quali non ha funzionato. Lo stesso vale per molti rimedi alternativi. Fenomeni di questo genere sono diffusissimi, ce ne sono anche alcuni che sono dei veri e propri miti, che secondo me aprono una finestra su come l'opinione pubblica spesso vede la scienza. La scienza un po' se l'è cercata effettivamente, però quando sento storie come questa, Albert Einstein dice: la struttura alare del calabrone in relazione al suo peso non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. E di solito questa frase viene detta con un atteggiamento un po' snob, dice: vedi, cioè, tu scienziato, tu hai, bravo, hai fatto le tue cose, hai fatto i grattacieli, i raggi X, quelle cose lì, però non sai tutto, il calabrone t'ha fregato. Poi si va a fare i controlli. Dice: ma allora, innanzitutto, è davvero di Albert Einstein questa frase? Assolutamente no. Risale in realtà molto tempo prima, è una frase scritta da un ricercatore francese che si occupava del volo degli insetti e non riusciva a spiegarselo. Non è che diceva: ho osservato il volo del calabrone, che poi in realtà non è il calabrone, che questo è il calabrone, ma è il bombo, che ovviamente ha delle ali piccoline rispetto al corpo molto massiccio. E con le conoscenze dell'epoca, stiamo parlando degli anni 30, non riusciva a spiegare la dinamica del volo di questo bombo. Poi, col progredire della scienza e soprattutto col progredire dell'analisi computazionale, l'uso dei calcolatori per simulare il volo battente, si è capito che in realtà il bombo rispetta perfettamente le leggi dell'aerodinamica, ci mancherebbe, e quindi non c'è nessuna smentita del funzionamento della scienza. Semplicemente il modello che era stato utilizzato per spiegare un fenomeno non era adeguato. E questo capita in continuazione. La scienza lavora per modelli. Io vedo un fenomeno, ci costruisco sopra un modello, secondo me funziona così, faccio una sperimentazione, vedo se il modello funziona. Non funziona, non vuol dire che butto via tutto, semplicemente vuol dire che il modello va migliorato, corretto, oppure ne va sostituito in blocco, perché ne arriva uno nuovo. Per esempio, quando è arrivata la relatività, non è che abbiamo preso a Newton e detto: va a casa, non ci servi più, non serve più a nulla tutto quello che hai fatto.
le regole della fisica newtoniana valgono comunque nella vita quotidiana, nella maggior parte dei casi, non ho bisogno di fare un calcolo relativistico per sapere se lascio andare questo telecomando cadrà a una certa velocità, farà un certo botto. Ma in certi casi mi serve, per esempio il mio GPS fa calcoli relativistici, altrimenti mi darebbe un errore di una ventina di metri. Però i modelli sono sempre più precisi e sofisticati e descrivono meglio la realtà. Questo è il metodo scientifico. E quando si parla di modelli poi saltano fuori delle situazioni, saltando da un caso frivolo come la mitologia del calabrone o bombo che dir si voglia, a temi molto scottanti come il riscaldamento globale, i dati sono tutto. Non si può discutere se non ci sono tutti i dati sul tavolo. Qualunque sia il problema, i dati sono i punti di partenza fondamentali. Ognuno ha diritto alla propria opinione, ma i dati sono uguali per tutti. Questo purtroppo è un principio che viene molto spesso ignorato. Questa è una località degli Stati Uniti, nello stato di Washington. Quella prima foto è del 1973, questa è del 2006, la stessa località. Ghiacciaio obiettivamente, dato di fatto, non c'è più. Cosa sta succedendo? Il riscaldamento globale è uno di quei temi del quale si discute tantissimo e nel quale ci sono degli interessi fortissimi. La preoccupazione nostra, l'interesse di chi ha magari da vendere panico, perché così uno comincia a dire ma prendo l'automobile più risparmiosa, alla fine chi ci guadagna molto spesso sono i venditori di automobili, in un modo o nell'altro venditori di impianti a energia solare, dice, vedi il riscaldamento globale ti fa risparmiare il petrolio, quelle cose fanno male. Quando si comincia a dire ma ci sono i grandi interessi economici, si pensa sempre all'industria tradizionale, però anche l'industria alternativa vive, anche gli alternativi mangiano, hanno bisogno di guadagnarsi la pagnotta. E quindi gli stessi meccanismi che vediamo da parte della grande industria o del grande business li troviamo anche molto spesso dall'altra parte. Se qualcuno ha sentito la storia dei deodoranti cancerogeni, ci sono questi deodoranti spray che causerebbero un particolare tipo di cancro, in realtà poi salta fuori che questo appello contiene tantissime inesattezze e serve per promuovere un deodorante bio di una specifica marca. Quindi molto spesso ci sono anche queste connotazioni commerciali. Quello che è interessante del caso del riscaldamento globale, e faccio giusto un accenno perché altrimenti la discussione potrebbe essere, e se vi va possiamo farla più ampia, è la domanda fondamentale. Quando si sente in televisione c'è una grande controversia sul riscaldamento globale. Detto così sembra che ci sia un 50% degli scienziati che dicono il riscaldamento globale non c'è, e un altro 50% dice no, c'è, e quindi sono lì che devono ancora decidere. È stata fatta recentemente una ricerca su una base di dati decisamente notevole, circa quasi 14.000 articoli di climatologia, per vedere quanti di questi articoli pubblicati su riviste di climatologia erano favorevoli, negavano il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale in generale, non antropico o naturale. Il fatto che ci fosse un aumento generale delle temperature. Il risultato è stato molto interessante, perché uno dice invece del 50-50, questo è il confronto, cioè su 13.950 articoli di climatologia, fra il 1991 e il 2012, solo 24 respingono l'idea del riscaldamento globale. Quindi quando si sente in televisione o nei giornali c'è una controversia, gli scienziati sono spaccati su questo argomento, assolutamente, in questo caso no, e in tanti altri. Quindi attenzione a vedere i dati, partire sempre dai dati per arrivare alle conclusioni. Poi si può discutere se il riscaldamento globale è di causa umana, se ha un contributo umano, quali saranno le sue conseguenze a lungo termine e via dicendo. Però il dato fondamentale è, attenzione, chi sta sostenendo, chi sta negando il riscaldamento globale? Principalmente delle lobby legate al mondo dell'industria petrolifera. E quindi in questo campo c'è un grosso interesse economico. Se tutti cominciamo a consumare meno petrolio, qualcuno ci guadagna di meno. Quindi se la paura del riscaldamento globale si diffonde, il big business del petrolio ci perde. Quindi cerchiamo di non parlarne, o meglio di smontare e dire no, ma gli scienziati non sono ancora d'accordo, quindi aspettiamo a fare qualche cosa. E questo capita in tantissimi campi.
Oppure ci sono altre storie come mi è stata chiesta quando ha telefonato a Radio Popolare, mi sono premurato di verificare questa storia. È una cosa che è uscita sui giornali e che ha delle forti connotazioni emotive in una società come quella europea che sta cominciando a diventare molto multietnica. E questa storia è quella della progressiva estinzione delle bionde e delle rosse. Gli uomini chi se ne fregano. Bello, giornalisticamente funziona da matti, perché metto una bionda e una rossa carine in copertina, come ho fatto spudoratamente anch'io, e a quel punto ho attirato il lettore sulla mia pagina. Il lettore assorbe questa notizia, se ne dimentica due secondi dopo perché c'è qualcos'altro che lo interessa, però nel frattempo è passato questo messaggio secondo il quale le bionde e le rosse sono in estinzione. Intorno a 2060 circa dovrebbe esserci un crollo rapido, perché la genetica, insomma, furia, i capelli scuri, castani, sono dominanti e quindi il gene dei capelli rossi e biondi progressivamente si sparirà. Non è assolutamente così, è una baggianata dal punto di vista della genetica, però funziona dal punto di vista della comunicazione. Quello che succede fondamentalmente è che in realtà nel DNA o vengono eliminati tutti gli individui che hanno anche come caratteristica non manifesta il gene del capello rosso o del capello biondo, o altrimenti ci troveremo comunque dei biondi che riemergono. Basta pensare per esempio al fatto che ancora oggi in varie località, per esempio del sud Italia, riemergono praticamente dei biondi, dei rossi. Postino, non era il postino, non era il lattaio. Come è successa questa cosa? O altre cose che hanno degli effetti culturali anche in questa cosa. Questo è un lemming, questa adorabile creatura è diventata famosa, anzi proverbiale, perché ha un comportamento molto particolare che poi fa riflettere noi anche sui nostri comportamenti. Quando c'è un eccesso di popolazione, i lemming corrono improvvisamente verso il mare, si buttano e muoiono. Quelli rimasti, che in teso sono quelli che si guardano in giro, fa: dove stanno andando tutti? Non lo so. Però c'è questo fenomeno secondo il quale i lemming si suicidano per mantenere l'equilibrio della popolazione. E c'è sempre qualcuno che dice, facessimo anche noi così, dicendo ovviamente agli altri di andarsi a buttare, magari di un colore diverso, di una ideologia diversa, ma queste sono altre storie. In realtà la storia di Lemming che si suicida non è una bufala inventata da un personaggio che ha influenzato tantissimo la nostra gioventù, Walt Disney. Non lui personalmente, ma gli autori di un documentario del 1947, White Wilderness, i registi si sono trovati con un documentario di una noia mortale, hanno preso dei lemming, li hanno portati fuori dal loro habitat, li hanno messi su una giostra circolare coperta di neve, li hanno fatti correre davanti alle cineprese e poi li ha presi e li hanno buttati in acqua. Ecco, vedi? Stanno succedendo in massa. Erano sempre gli stessi. Prodigi della Disney. Però la storia di lemming è diventata proverbiale, è un modo, è un comportamento che appunto è entrato nella cultura generale. E bisogna fare molta attenzione a vedere da dove emergono queste idee. Idee che poi hanno magari causano delle preoccupazioni ben più serie. Per esempio, sapete la storia della fragola pesce? Mario Capanna a un certo punto va in televisione, Report Rai 3, lui dice che è stata prodotta una fragola che è stata resa resistente al gelo inserendo dei geni di pesce che vivono nelle zone fredde, perché in questo modo la fragola resiste al gelo. L'ingegnere genetica fa queste cose alla Frankenstein: prendono il gene del pesce, lo ficcano dentro la fragola, viene fuori la fragola con la lisca di pesce dentro. Immagine molto efficace per dire: attenzione, gli OGM sono tutti pericolosi e via dicendo. Poi quando si va a verificare, la storia è una bufala, è un mito molto diffuso, ma non c'è mai stato un tentativo di introdurre o di commercializzare una fragola con l'antigelo incorporato. Quello che in realtà è emerso è che l'ingegneria genetica è un argomento troppo complesso per poterlo semplificare parlando di fragole e pesce. Recentemente, per esempio, sono emersi gli OGM naturali. Una delle cose che mi ha affascinato molto in questo campo è stato scoprire che noi siamo abituati alla selezione naturale, la selezione che fa il coltivatore, dice sì, questa pianta è più robusta, la scelgo, le altre le butto via, quindi man mano migliora la specie, man mano migliora il bovino, il suino e via dicendo.
Però insomma ci sono dei limiti. Prendiamo il maiale e il porco alla scrofa di due di tipi diversi, li facciamo accoppiare e viene fuori un suino migliore. Però sono sempre della stessa specie. Non si fanno mai cose tipo prendere il gene di una pianta e infilarlo dentro un animale. La natura non fa queste cose. Poi salta fuori che la natura le fa. Recentemente è stato pubblicato su Science una serie di paper nei quali è emerso che, per esempio, gli afidi dei piselli hanno all'interno del loro corpo degli spezzoni di codice genetico provenienti dalle piante. Quindi la natura ha fatto un OGM. In particolare questi afidi si sospetta che possano cominciare a fare fotosintesi, sarebbe affascinante. Però questo è un esempio di come l'idea che abbiamo noi del Frankenstein che lavora in laboratorio, fa questi incroci contro natura, in realtà sia un po' distorta da una certa comunicazione. Per esempio, un'osservazione che è stata fatta dai genetisti è: attenzione, la natura fa gli esperimenti alla cieca, nel senso che l'afide non si è trovato, non ha chiesto per favore vorrei il gene della pianta, così. Non c'è stato nessuno che ha scelto intenzionalmente. È capitato. La natura lavora a caso. In laboratorio perlomeno si lavora con una certa intenzione, con delle protezioni. Poi sul fatto che uno voglia o non voglia mangiare di cibo OGM, è chiaro che il dibattito diventa emotivo. Però è importante che questo dibattito parta dai fatti. Non c'è più questo mito della separazione fra cose che fa la natura, cose che fa l'uomo. In realtà c'è molta sovrapposizione. E non so quanti di voi sanno questa storia, ma io per esempio non la sapevo, l'ho scoperta alcuni anni fa, mi ha scioccato scoprire che uno degli alimenti che tutti diciamo essere assolutamente naturale è in realtà prodotto di una mutazione causata dalle radiazioni. Sto parlando della pasta. La pasta, il grano creso, che è il grano maggiormente coltivato in Italia, che noi usiamo per gli spaghetti, i maccheroni, tutte le forme di pasta, in realtà è risultato di un bombardamento con le radiazioni fatto negli anni 70 all'Enea, ha prodotto delle spighe mutanti più grandi e questo è stato introdotto, commercializzato, dicendo ok, bene, ottimo, funziona. Poi si comincia a sospettare che ci sia un legame fra questa mutazione e la celiachia, però non siamo ancora arrivati al punto di avere una prova concreta. Sta di fatto che molte delle cose che noi consideriamo assolutamente naturali lo sono semplicemente perché è da tempo immemorabile che le abbiamo viste fatte così. Poi quando si va a grattare dietro la naturalità spesso saltano fuori delle sorprese. Oppure un'altra cosa proverbiale, passiamo dalle grandi cose, ai grandi temi, alle piccole cose. Si dice spesso, tu hai la memoria di un pesce rosso. Quante volte ce l'hanno detto o l'abbiamo detto a qualcuno? È un mito molto diffuso. Il pesce rosso in realtà ha la memoria di alcuni mesi, si ricorda le cose. Ovviamente devono essere cose che gli interessano, però nel suo piccolo mondo non è assolutamente come si dice proverbialmente, come è fatto alla ricerca di Nemo, dove ho visto una cosa, non me la ricordo più. O un altro mito molto frequente che io ho sentito, a volte mi scappa la pazienza e poi non mi contengo, però questa storia che a me è sempre turbato moltissimo, che noi usiamo il 10% del nostro cervello. Alcuni sì, alcuni meno. Ma quello che salta fuori è che è un mito molto diffuso e qui si riallaccia sempre a questo tema del ma vedi la scienza non spiega tutto, ci sono ancora degli aspetti poco conosciuti. Allora, se qualcuno sostiene questa tesi si faccia rimuovere il 90% del cervello che non sta utilizzando e, vale. Se fosse così, insomma, in realtà quello che succede è che il cervello viene utilizzato tutto, però in momenti diversi a seconda del compito che ci poniamo a fare. Ci sono zone precise del cervello che servono per ottenere determinati comportamenti, azioni, reazioni e via dicendo. Se ci togliessero quel 90% che non stiamo utilizzando, non vivremmo molto a lungo. Insomma, questi sono episodi, alcuni dei tanti episodi di bufale prodotte dalla comunità scientifica, bufale generate da chi segue la scienza, la racconta giornalisticamente. E a questo punto possiamo dire, beh, ma se le cose stanno così, se è così complicato, noi come possiamo orientarci? Non ci possiamo più fidare dei giornali, li buttiamo via? Non mi posso più fidare della scientifica perché abbiamo visto che ci sono quelli che frodano?
No, in realtà c'è una serie di strumenti che possiamo usare che ci permettono perlomeno di avere un'idea di come dirigere la nostra attenzione, di come investire il nostro tempo, di come scegliere di fronte alla notizia che compare sul giornale o al telegiornale e ci lascia attoniti, ci lascia perplessi. E ce ne sono alcuni che sono degli elementi fondamentali, li passo brevemente in rassegna con degli esempi concreti. Per esempio, c'è questa regola, si chiama legge di Sagan, in omaggio all'astrofisico Carl Sagan, che lo conosciò per primo. L'informazione straordinaria richiede una prova straordinaria, vale a dire, più la spari grossa, più me la devi dimostrare. Se qualcuno mi viene a dire che ha una tecnologia straordinaria che gli permette di levitare magicamente ad altissima quota senza consumare energia, dico ok, fammi vedere. Se dice no, ma non posso perché so funziona soltanto quando non mi guarda nessuno, comincio a sospettare che ci sia qualche cosa. Questo è un fenomeno molto diffuso. Ed è una delle obiezioni, fa ma come sei malfidante, non ti fidi di quello che se lo dice sarà vero, no, io voglio le prove. Non si chiede soltanto quello alla fine. L'altro strumento fondamentale è la domanda chiave. Se fosse vero, cioè facciamo una simulazione, supponiamo che quello che tu mi stai dicendo sia reale, quali sarebbero le conseguenze, quali sarebbero le implicazioni? Per esempio, nel caso dell'ECAT, questo è Andrea Rossi, un ricercatore che ha presentato un dispositivo che a suo dire genera più energia di quella che entra nel dispositivo stesso, usando delle fusioni, delle reazioni di fusione nucleare a bassa temperatura, a bassa energia. Se fosse vero questo fenomeno, che è ancora tutto da verificare, avremmo una rivoluzione, che sarebbe graditissima, perché l'energia economica farebbe piacere a tutti. Ci libereremmo dal giogo delle potenze petrolifere, dal sette sorelle e via dicendo. Allora la domanda è, se fosse vero, se questo apparecchio realmente funzionasse, la prima cosa che farebbero, per esempio, i cinesi o gli americani, visto che adesso stiamo parlando dell'NSA che fa molto la disinvolta nell'intercettare tutto quello che passa, l'NSA o la CIA o i cinesi direbbero ok, facciamo un'irruzione notturna, portiamo via l'oggetto, lo smontiamo, vediamo se funziona lo facciamo anche noi. Non succede. Quindi o è già stato fatto ed è emerso che la tecnologia non funziona, oppure c'è qualcosa di più complicato, ma qui lascio alla vostra fantasia esplorare le possibilità. Quello che ci si dovrebbe sempre chiedere è, chiediamoci se questo è realmente se quello che dici è reale, quali saranno le conseguenze? E molto spesso le conseguenze portano a una situazione assurda. Nel caso in particolare dell'ECAT, ancora oggi nessuno ha potuto esaminare il contenuto di questo apparecchio prodigioso. Ancora nessuno ha visto questo apparecchio fare la cosa più semplice, che è l'obiezione che si fa sempre. Ok, se è vero che questo apparecchio genera più energia di quella che immetti, attacca l'uscita dell'apparecchio all'ingresso. A quel punto hai il moto perpetuo, ma lasciamo perdere, questa ovviamente è la contraddizione fondamentale, però se funziona abbiamo la dimostrazione. Stranamente Andrea Rossi rifiuta questo genere di proposta, fino adesso perlomeno l'ha rifiutato. Quindi usiamo questi due strumenti fondamentali, più è esagerata l'affermazione più dobbiamo pretendere controlli, non ci possiamo fidare, bisogna essere cinici, e dall'altra chiediamo se ci sono delle implicazioni, delle conseguenze di queste affermazioni. E poi possiamo usare degli strumenti meno fondamentali, ma comunque utili per cominciare a scremare, vedere le cose fondamentali, se vale la pena di dedicare tempo a una asserzione vista sul giornale, per esempio. La comunicazione come è avvenuta? Attraverso una rivista scientifica o pubblicandola direttamente sul giornale? Una delle cose che ha fatto subito insospettire la comunità scientifica, nel caso della fusione fredda di Pons e Fleischmann, è che i due sono andati a fare la conferenza stampa. Abbiamo scoperto questa cosa. Invece di andare alle riviste scientifiche, dire colleghi, guardate se abbiamo sbagliato. Ho visto il coro di risate quando si è parlato del tunnel Gelmini, la famosa scoperta dei neutrini superluminali, andavano più veloci della luce. In realtà i ricercatori italiani che hanno fatto questa non scoperta sono stati correttissimi. Hanno detto, signori, noi abbiamo una serie di osservazioni che sembrano contraddire le leggi conosciute dalla fisica.
forse abbiamo sbagliato, ma non riusciamo a trovare il nostro errore. Non siamo andati subito a dire abbiamo trovato il neutrino che va più veloce della luce. La Gemini poi ci ha messo tutto il suo, ma lasciamo perdere. Sono andati a dire, colleghi, questi sono i dati, fatene quello che potete per vedere se abbiamo sbagliato qualche cosa. In effetti in questo caso poi è emerso che c'era un errore metodologico nell'impostazione di uno strumento, in realtà era una connessione, un'operazione, una cosa banalissima, però molto spesso il demonio si nasconde nei dettagli. E quindi questo è stato un approccio correttissimo da parte dei ricercatori. Oppure, altra cosa che deve sempre far partire un campanello d'allarme, lo scopritore dice che sì, io ho scoperto questa cosa, però non posso raccontare tutti i dettagli perché c'è la mega industria che mi boicotta, mi minaccia. Allora probabilmente la sta raccontando un po' strano. Se per esempio possiamo fare delle altre domande, chiediamoci per esempio se abbiamo delle prove concrete o abbiamo semplicemente un racconto. Ah sì, ho visto succedere questa cosa, io l'ho provato, a me ha funzionato. C'è un caso emblematico in questo senso, chiudo con anche questa piccola osservazione: attenti allo scienziato solitario, molto spesso è solitario perché non riesce a trovare nessuno che lo segua nel suo imbroglio, però quelli arrivano dopo. Il caso della BioWash Bowl è un caso classico di questo genere, vale a dire, arriva un prodotto che è sostenuto da un'affermazione straordinaria, permette di lavare i panni senza detersivo, quindi ecologicamente molto interessante. Però c'è la cospirazione da parte delle industrie del detersivo che la boicottano, dicono, vedi, se questa pallina la comprano tutti, poi noi abbiamo finito, siamo spacciati, quindi bisogna negare che funzioni. Abbiamo il testimonial che non è un esperto in bucato, in lavaggi o in tecnologia del detersivo, Beppe Grillo, che ha fatto una forte campagna informativa sulla BioWash Bowl. È stata fatta una serie di test sia da parte trasmissioni di difesa di consumatori come Mi Manda Rai 3, sia in Svizzera da parte di Patti Chiari, ed è emerso che dal punto di vista dell'efficacia la pallina non funziona più di un qualsiasi oggetto. Cioè, se prendete la pallina del cane e la mettete nella lavatrice, funziona uguale. La presunta ceramica che avrebbe delle particolarità, delle particolari funzioni di rimozione dello sporco, in realtà è pseudoscienza, sono parole in libertà. Però il business funziona, ancora adesso si può ordinare la BioWash Bowl. E qui possiamo fare il che cosa succederebbe se. Se davvero, qualche tempo fa, quando c'è stato il boom della BioWash Bowl, tanti l'hanno comprata. Sarebbe interessante andare a casa loro a sentire se la stanno usando ancora. O se sono tornati al detersivo. Io l'ho comprata e... E alla fine hai speso i tuoi 39 euro, quello che erano. No, meno, ecco. E adesso tutti di nuovo al detersivo. E meno male, perché in realtà usare la BioWash Bowl o un prodotto analogo, quindi non usare detersivo in una lavatrice, significa lavare, a causa di come sono fatte le lavatrici, significa lavare i panni dentro lo sporco del lavaggio precedente. Quindi la flora batterica che si forma all'interno della lavatrice, che viene eliminata dal detersivo, con la BioWash Bowl rimane lì, ristagna, e poi immaginate come sono simpatiche le mutande. Cioè, se Matt Grill usa ancora la BioWash Bowl, non vorrei essere la sua lavandaia. E se usa il computer è peggio. Usa il computer è peggio. Quindi attenzione anche alle promesse di ecologia. Molto spesso dietro la promessa dell'ecologia c'è un business, anche qui. Oppure guardiamo se abbiamo delle altre cose che possiamo utilizzare. Per esempio, vediamo se questa affermazione che leggiamo sul giornale è supportata dalla documentazione scientifica. C'è una rivista scientifica sulla quale è apparsa, o è semplicemente un annuncio da parte di una persona che in realtà non ha nessuna qualifica accademica? Ce ne sono tanti. L'episodio, per esempio, tutta la tesi delle scie chimiche che ormai è costata 12 interrogazioni parlamentari in Italia, quindi soldi dei contribuenti, tempo perso a cose che magari sarebbero più urgenti, è tutta basata su affermazioni che non provengono dalla comunità scientifica. Non c'è nessun sostenitore qualificato, un meteorologo, un chimico dell'atmosfera, un climatologo che sostenga questa tesi, sono soltanto persone non qualificate a proporla. E di pubblicazione scientifica a favore, zero, anche se questa storia gira dal 1995.
possiamo fare una conferma, una verifica indipendente, possiamo fare un test per vedere se questa cosa funziona o no? Sì, per esempio, nel mio piccolo il test dell'omeopatia mi dice forse ho speso male i miei 12 euro, o meglio li ho spesi per fare una verifica, adesso so esattamente come regolarmi su questi prodotti. Posso fare quello che si chiama controllo in doppio cieco. Questi sono degli strumenti avanzati della scienza, quella dicevo all'inizio che si prende spesso il buon senso e lo si struttura, lo si formalizza. Il test in doppio cieco significa che né lo sperimentatore né la cavia sanno, per esempio, se stanno prendendo il medicinale vero o quello finto. In questo modo non ci può essere influenza da parte dello sperimentatore sui risultati. Se si usano queste precauzioni, come si fa solitamente in campo medico, emergono dei risultati molto interessanti. Però anche in campo medico c'è un'altra considerazione da fare. Tutti i dati sono stati considerati e presentati. C'è un bellissimo libro, si chiama Effetti collaterali, scritto da Ben Goldacre, dove lui ha fatto le pulci alle ricerche farmacologiche delle grandi aziende farmaceutiche e ha scoperto che tantissime ricerche vengono semplicemente occultate. Quando un prodotto non funziona si segnalano soltanto quei pochi casi nei quali quelle poche cavie sui quali il prodotto ha funzionato, tutti i fallimenti vengono nascosti e questo non è corretto. Se un medicinale funziona soltanto nel 10% dei pazienti, lo devo dire. Non posso dire questo medicinale funziona, ha curato una malattia in un certo numero di pazienti, devo dire la percentuale di efficacia, devo presentare tutto quanto. E in effetti collaterali, questo libro, che è disponibile appunto anche in italiano, viene spiegata caso per caso, con tutti i dati, come stanno realmente le cose. Ed è una lettura un po' deprimente, ma sicuramente molto illuminante. E poi un altro errore tipico, quello che viene chiamato appunto l'errore di correlazione o causalità. Cioè, io vedo un fenomeno, ne vedo un altro, cerco di capire se sono correlati. Lo facciamo anche noi da bambini. Io piango da bambino, mamma arriva e mi dà da mangiare. Ok. Funziona. Se io piango e si accende la luce, poi magari faccio un altro esperimento e dico, ma se piango comando la luce? Poi mi accorgo che non funziona e quindi mi metto il cuore in pace. Cerco di capire se c'è una correlazione fra due eventi o se c'è un rapporto di causalità. E questo si fa in tantissima ricerca. Quando per esempio si dice, i telefonini fanno male, i campi elettromagnetici sono nocivi, il forno a microonde cuoce i cibi in modo diverso, non naturale. E infatti vedi come sono aumentati i tumori? Attenzione, questa è una correlazione o c'è un rapporto di causa ed effetto? È molto facile lavorare in questo senso e tirare fuori delle correlazioni che in realtà sono soltanto apparenti. Adesso ve ne faccio vedere una un po' originale. E infine bisogna chiedersi, ma a chi giova tutto questo? Sia dal punto di vista degli approcci alternativi alla scienza, sia dal punto di vista di quelli tradizionali. Ci sono sempre degli interessi economici in gioco. Dicevo della correlazione, questo è un esempio di come è facile mentire con la statistica. Questa è una correlazione molto forte, come vedete, fra la qualità della musica rock e la produzione petrolifera americana. Due fenomeni che noi ovviamente capiamo benissimo non essere legati fra loro, eppure i dati non possono mentire. Com'è possibile che ci sia questo legame così forte? Non basta che due fenomeni abbiano lo stesso comportamento, lo stesso grafico, deve anche esserci un meccanismo che li lega, altrimenti poi traiamo delle conclusioni assolutamente sbagliate. Chiudo con un po' di parole chiave che devono subito far scattare l'allerta. Ogni volta che sentite parlare di un processo quantistico al di fuori della fisica, questo braccialetto funziona perché c'è un principio quantistico che non sto, è troppo complicato da spiegare, fidatevi. Quando sentite la parola naturale, abusatissima, non è il fatto che un prodotto sia naturale non implica che sia sano. Ci sono tantissimi veleni, il curaro per esempio si trova in natura, non è che uno dice è naturale quindi lo posso bere a colazione. Se sentite nominare Nikola Tesla, poverino, Tesla era un bravissimo ricercatore, un bravissimo scienziato, dobbiamo a lui tantissimo, però viene spesso presentato come questo eroe dimenticato, boicottato da Edison, e questo in parte è vero, che avrebbe scoperto qua tantissimi fenomeni, viaggi nel tempo, l'energia radiotrasmessa e altre cose ancora più eccezionali.
però quando sentite Tesla ce l'aveva già, attenzione, potrebbe essere un sintomo. Se sentite l'espressione la scienza ufficiale, non c'è una scienza ufficiale, c'è una scienza che funziona e poi ci sono un sacco di storie che non funzionano. Se un non scienziato arriva, dimostra quello che sta facendo, entra a far parte della scienza ufficiale, nel senso che entra a far parte della scienza che funziona, che segue le regole della scienza. Se sentite che qualcuno dice, ah ma non ti posso far vedere tutti i dettagli della mia scoperta miracolosa, c'è un principio che non può, perché sennò poi mi rubano il brevetto, attenzione, anche qui probabilmente c'è sotto qualche cosa. Se sentite nominare i ricercatori di un paese che parla una lingua strana, dalla Cina arriva il famoso scienziato russo Popov, ha scoperto questo, quest'altro, quest'altro. Perché? Perché in realtà questo è un sistema molto efficace per creare una barriera linguistica. Noterete che le più strane ricerche scientifiche vengono da paesi che hanno delle lingue incomprensibili per la maggior parte di noi. Mai che vengono, che so, dal Canada. Di solito vengono appunto da Russia, Cina e cose di questo genere. Perché in questo modo è più prestigioso, vedi, è esotico, lui usa la scienza orientale. Non c'è una scienza orientale così come non c'è quella ufficiale. C'è semplicemente una scienza che funziona. La BioWash Ball, per esempio, era garantita da un laboratorio taiwanese. Ok, fammi vedere la documentazione. È tutta in ideogrammi. Quindi sapete com'è difficile verificare una cosa di questo genere? Bisogna pagare un traduttore e sperare che faccia bene il proprio lavoro e via dicendo. Passano mesi, nel frattempo la BioWash Ball vende come il pane. Quindi dedichiamo questa cosa a Tesla e chiudo con una riflessione fondamentale. Qui non si vuole né negare la scienza né negare gli approcci alternativi, semplicemente ci sono degli strumenti che possiamo usare per capire come funziona realmente il mondo. Bisogna avere una mente aperta, ma come dice la legge di Piero Angela, la mente deve essere aperta sempre, ma non così tanto che caschi fuori il cervello. Se volete saperne di più, ho qui alcuni libri giusto da far vedere un paio di miei libri disponibili per l'acquisto. Posso lasciarvi una copia della bibliografia che c'è in italiano su questo argomento. Ci sono un po' di libri molto interessanti sia sul versante bufale sia sul versante degli errori scientifici. Se avete domande, ce l'hai nel tuo sito? Questa sera ci sarà disinformatico.info se vi interessano i dettagli. Se avete delle domande, fatele pure. Nel frattempo vi ringrazio per avermi seguito fin qui.